Recentemente Cosmit, Federlegno e Made hanno annunciato che realizzeranno un importante edificio pubblico a favore dei terremotati dell'Abruzzo. Sappiamo che c'è molto di suo in questa iniziativa. Che cosa l'ha spinta? Mi ha spinto la commozione e il dolore nel vedere quelle immagini che arrivavano dall'Abruzzo. Ho pensato che quel territorio di un'economia abbastanza povera si reggesse soprattutto sui flussi turistici e pensavo con dolore anche alle tante opere d'arte che purtroppo sono andate perdute. E ricrearne una sarebbe stato un po' di sollievo per il dolore che si provava. Abbiamo dei buoni amici, degli straordinari architetti che lavorano con noi, uno tra i più straordinari è quello che è qui con me oggi, Mario Cucinella. Ne abbiamo parlato, è persona sempre attenta ai problemi ambientali, ai problemi sismici, ai problemi dell'ambiente in generale e soprattutto ai problemi degli altri, gli ho chiesto un aiuto. L'aiuto è stato così tanto e così generoso che l'ha fatto dire che metteva a disposizione nostro un progetto importante. Stiamo lavorando quindi su questo progetto col suo aiuto, vogliamo parlare, come abbiamo già fatto in parte, con la Protezione Civile. Vogliamo interloquire col mondo culturale dell'Aquila e nella nostra speranza, nel nostro augurio, è poter realizzare su progetto dell'architetto Cucinella il nuovo teatro stabile dell'Aquila. Architetto, che cosa l'ha convinta a offrire questo importante contributo? Sicuramente l'entusiasmo di Carlo Guglielmi nel chiederlo e la condivisione del fatto che la ricostruzione è una grande opportunità non soltanto di ridare la vita a una città come l'Aquila, ma di ripartire dagli elementi della cultura, quindi immaginare che la cultura sia veramente quel motore che fa rinascere un paese, di cui questo paese, Italia, ha veramente tanto bisogno. Quindi su questo io credo che non dobbiamo né lesinare né avere incertezza, dobbiamo essere certi che quella è la strada su cui dobbiamo muoverci e pensare che oggi da questo dramma possa nascere invece una grande opportunità. Dobbiamo, perché non diventi un secondo dramma la ricostruzione. La ricostruzione deve essere una grande opportunità di rilancio di questo paese, un po' per le forze che mettiamo insieme, a dimostrazione che questo paese ha tutte le energie, le capacità, l'intelligenza per fare bene, e dall'altro ripartire con dei simboli, perché sono molto importanti. I simboli nelle città sono fondamentali. Pensiamo alla Scala Milano, è una delle destinazioni primarie dei cittadini. E noi dobbiamo dare a questi cittadini non solo la casa, che è ovviamente un obbligo, ma dobbiamo ridargli quei luoghi di destinazione primaria che sono la cultura. Insomma, questo diventa fondamentale. Quindi su questo, per me, quando ne abbiamo parlato con Carlo Guglielmi, per me, oltre ad essere un onore, è un dovere in questo momento che le forze migliori di questo paese si mettano in campo e lo facciamo senza indecisioni. Quali sono le linee guida della struttura che sta progettando? Diciamo che siamo appena partiti, quindi ci lasciamo lo spazio per fare una cosa. A me sembra che un'idea che potrebbe essere molto bella, che c'è una grande tradizione del teatro italiano, molto importante, un filone che è nato molto tempo fa, e che è una grande occasione di riprendere da una parte la grande tradizione, e dopo un evento come questo che lascerà segni nella memoria per generazioni, quello che è successo all'Aquila è qualcosa che rimarrà nei cuori delle persone per diverse generazioni, e di lasciare un segno che da quel movimento, no? da quella vibrazione è nato un oggetto classico, ma nello stesso tempo che tiene in mano questa vibrazione. Quindi io il pensiero, dopo che ci siamo sentiti, era quello di immaginare che dentro un classicismo del teatro che va conservato per la sua forza, questo è un edificio fatto di scaglie, come se fossero da un momento all'altro lì instabili, a ricordare un momento così importante. Questo, secondo me, con la materia che abbiamo, una filiera così importante, potremmo fare un lavoro straordinario.